Un caro saluto parresiastico e serotino a tutti da Diego Fusaro, agli amici e alle amiche, ai nemici e alle nemiche. Benvenuti nella nostra diretta quotidiana che si chiama Amore Solito, il parresiasta. Il parresiasta nella Grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza, come faceva Diogene il Cinico, come faceva Cratete di Tebe e come nel nostro piccolissimo proviamo anche noi a fare con le nostre dirette quotidiane, il parresiasta, che va in onda su tutti i nostri canali social ogni giorno. Per sapere su quali canali social siamo, andate sul nostro sito www.filosofico.net, dove trovate la sezione di filosofia, il blog e anche la parte social www.filosofico.net. Grazie anche ai tantissimi che stanno leggendo il mio nuovo libro, Sinis Trash, contro il neoliberismo progressista, edito da PM, una critica sferzante di una sinistra che ha tradito Marx e i lavoratori ed è diventata Sinistrash, cioè un fenomeno trash. Le notizie, come sempre, sono tante e vogliamo commentarle celermente insieme a voi, a partire dall'ultima infelicissima sortita di Bergoglio. Bergoglio che, come abbiamo chiarito nel nostro libro La fine del cristianesimo, non è il Papa. Non è il Papa per ragioni di diritto canonico, dacché Ratzinger non rinunziò al munus, si mise in sede impedita e dunque l'elezione di Bergoglio è un atto nullo, invalido, che non ha alcuna ragione di essere riconosciuto, ma poi anche per le uscite francamente surreali di Bergoglio. Nell'uscita recente che commentiamo oggi ha detto sostanzialmente che dobbiamo evitare il chiacchiericcio da donne. Ecco, quindi una uscita infelicissima in cui abbina il chiacchiericcio alle donne, quando in realtà sappiamo bene che il chiacchiericcio è, possiamo dire, ugualmente praticato da uomini, donne e tutti gli altri generi oggi in auge. E quindi un'uscita offensiva, francamente, verso le donne. Nei giorni scorsi aveva detto parole volgari sue. C'è troppa frociaggine, questa è l'espressione volgarissima e inqualificabile di Bergoglio, e tutto questo ci permette di ribadire quello che più volte abbiamo detto, cioè il fatto che Bergoglio non può considerarsi il Papa. Ve lo immaginate Ratzinger che fa uscite di questo tipo, così volgari e lontane abissalmente dal messaggio cristiano? Immagino di no. E questo è un primo punto che volevo discutere celermente o telegraficamente insieme a voi. Altra questione importante, la Germania ha dato il via libera per fare sì che Kiev possa usare le sue armi contro la Russia. Come vedete, la china che si è presa è assai pericolosa. Si va verso un conflitto ormai aperto con la Russia da parte di quell'Europa di cui la Germania è parte, Europa che è semplicemente una colonia della civiltà dell'hamburger e del suo imperialismo, nonché della sua libido dominandi. Come vedete, e come non mi stanco di sottolineare, il registro narrativo è cambiato, non più la difesa dell'Ucraina, ma l'attacco alla Russia. Non so se vi è chiaro questo passaggio fondamentale. Non si parla più di difendere l'Ucraina, ma si parla direttamente del fatto che l'Ucraina deve attaccare la Russia. Ecco, vedete bene che è un passaggio non trascurabile e a mio giudizio davvero assai pericoloso, che ci porta verso una direzione insidiosissima. Siamo già nella guerra mondiale. A quando il conflitto realmente combattuto? Ecco, mi pare che sia davvero una situazione terribile quella in cui ci stiamo proiettando, grazie a un'Europa sempre più subalterna a Washington. L'Europa avrebbe dovuto mantenere un'autonomia rispetto alla civiltà dell'hamburger e invece una colonia, del resto è costellata di basi militari statunitensi che fanno sì che l'Europa sia né più né meno che una colonia di Washington. Mentre tutto questo accade, Giorgia Meloni cinguetta dicendo che la sinistra l'ha offesa e usa due pesi e due misure. Vedete bene l'inadeguatezza del governo di Giorgia Meloni, inadeguato tanto quanto i governi fucsia che l'hanno preceduta. Mentre l'Italia cola a picco economicamente, mentre la guerra mondiale è alle porte, mentre l'Italia è succube di Washington e delle banche, Giorgia Meloni parla della sinistra. Ecco, lo schema dicotomico destra e sinistra, come ho scritto in Sinistrash e come anche ho scritto in Demofobia, serve a distrarre le masse, i militonti, come li chiamo, che davvero si dividono secondo destra e sinistra. È vero, si dividono secondo destra e sinistra. C'è gente ancora che pensa che essere di destra o essere di sinistra cambi le cose, e non ha capito che destra e sinistra sono due armi di distrazione di massa, sono le due ali dell'aquila neoliberale. A questo proposito ne approfitto per svolgere anche una celerrima considerazione sulle elezioni europee prossime venture, dacché in tanti mi state domandando: ma lei, Fusaro, per chi vota? Cosa ci consiglia di votare?
Premesso che io non consiglio niente a nessuno, ognuno faccia secondo coscienza quello che ritiene necessario fare, vi dico come agisco io, come scrive Cartesio nel discorso sul metodo, non vi insegno nulla, vi dico solo la via che ho seguito, ecco, si parva licet magnis componere, anch'io farò così, non vi dico cosa dovete fare, vi dico quello che ho fatto, quello che farò io. Io non voterò per nessuna delle forze in campo, non sono un teorico del non voto in generale, dico solo che in questo caso, hic et nunc, non voterò per nessuna delle forze in campo e vi motivo anche il perché. Voi giochereste mai a carte sapendo che dovete estrarre dal mazzo una carta che è comunque sempre la stessa? Cioè, giochereste mai a carte sapendo che il mazzo da cui dovete estrarre è composto solo dalla stessa carta funzionale alla vittoria del vostro avversario? No, evidentemente, siete molto intelligenti del resto, intelligenti pauca, come dicevano i latini, e quindi vi rifiutereste di giocare a carte se le carte fossero truccate, no? Non è vero? È così? Ebbene, così sarà alle elezioni europee. Vi chiederanno di esprimere una scelta nel mondo democratico e pluralistico dell'ordine neoliberale e poi, quale che sia la carta scelta, sempre vince l'ordine neoliberale. Perché? Perché destra e sinistra, come dicevo, sono organiche al dominio neoliberale, sono le due ali dell'aquila neoliberale. Ma ugualmente può dirsi per le forze che si autoprofessano antisistemiche, oppositive, e che sono ugualmente neoliberali e filoimperialistiche. Indi per cui, se nessuno mette in discussione i due cardini, neoliberismo e imperialismo, o anche solo uno dei due, ebbene il gioco è truccato, le carte sono truccate, perché quale che sia la carta estratta, o fuori di metafora, quale che sia il partito vincente, vince comunque l'ordine neoliberale imperialistico. Ora sta a voi decidere se farvi prendere in giro partecipando a questa grande kermessa, questo gran recit della libertà di scelta, o se astrarvi e quindi astenervi rispetto a questa pratica, non votando nessuna delle forze in campo. Lascio a voi naturalmente la scelta, ma è bene sapere a cosa si va incontro quando si va a votare in queste elezioni europee, in cui, lo ripeto per l'ennesima volta, tutti i partiti, di destra e di sinistra, anche quelli fintamente oppositivi, condividono i due dogmi del neoliberismo e dell'imperialismo. Indi per cui, quale che sia il partito vincente, vincerà comunque l'ordine neoliberale imperialistico. Bene, fatta questa precisazione, dunque chiarita qual è la mia posizione, vi ricordo anche i prossimi appuntamenti nei quali ci vedremo, se vorrete, ci vedremo l'8 di giugno a Cusago, provincia di Milano, per una bella serata su filosofia e pensiero critico, provincia di Milano, Cusago, 8 giugno. Poi ci vedremo il 15 giugno a Crema per ragionare su filosofia e medicina, a Crema in Lombardia. Poi ci vedremo il 16 giugno a Savigliano, provincia di Cuneo, con Andrea Cionci e Don Alessandro Minutella, tra gli altri, per parlare di filosofia e cristianesimo. Poi ci vedremo il 21 di giugno a Vetralla, provincia di Viterbo, per parlare di destra, sce sinistra, sce neoliberismo. Poi ci vedremo il 22 di giugno a Rapallo, provincia di Genova, per una bella serata sul pensiero critico. Se volete saperne di più o se volete voi stessi organizzare un evento invitandomi, basta che mi scriviate. Basta andare su www.filosofico.net alla voce contatti e mi scrivete. Potete invitarmi per una conferenza, per la presentazione di un libro come Sinistra o un altro di quelli che ho scritto, per un dibattito pubblico o privato tra amici, con pochi o con tanti, per una discussione. Basta andare su www.filosofico.net alla voce contatti e mi scrivete. Io sono ben lieto di aderire ai vostri inviti in ogni parte d'Italia. Anzi, grazie ai tantissimi che mi stanno invitando, anche se in estate rallento poi sempre un pochino, a dire il vero. Grazie anche a chi ci supporta, se ritenete utile ciò che facciamo, liberi di sapere e di far sapere, è il motto del nostro pugnace e indomito gruppo di lavoro, supportateci con donazioni via PayPal o via bonifico da www.filosofico.net/sosteneteci, ripeto www.filosofico.net/sosteneteci, oppure al costo di un caffè al mese abbonandovi anche ora alla nostra pagina Instagram, al nostro canale YouTube o alla nostra pagina Facebook. Abbonandovi al costo di un caffè al mese supportate il nostro pugnace gruppo di lavoro e in più avete dei contenuti riservati agli abbonati.
liberi di sapere e di far sapere. Compro sempre i badge, scrive Alessandro, lo saluto e lo ringrazio di cuore. Se volete supportarci potete anche prendere stelline su Facebook, badge su Instagram, doni su YouTube e quant'altro. Grazie di cuore a tutti, un caro saluto e grazie ancora a chi legge, sta leggendo e sta facendo leggere il mio nuovo libro Sinistrash contro il neoliberismo progressista. Andate anche a visitare il mio sito di filosofia con blog incorporato www.filosofico.net. Un caro saluto vespertino e parresiastico a tutti da Diego Fusaro.